Sito appuntamento con a chiare lettere, questa piccola maratona che noi stiamo facendo per portare nelle vostre case le tematiche politiche calde in questo periodo. E quindi, alle volte analizziamo e affrontiamo le tematiche europee perché si sa che l'8 e il 9 giugno si andrà al voto anche al Parlamento europeo, e altri giorni invece un appuntamento con quelli che sono i comuni al voto perché sempre l'8 e il 9 giugno si voterà in ben 28 comuni del Salento alle amministrative, un comune d'eccellenza. Dove si voterà ovviamente lecce sono quattro i candidati alla poltrona del primo cittadino. Abbiamo, lo sappiamo benissimo, abbiamo fatto proprio nelle scorse ore il confronto elettorale, il primo in diretta sulle emittenti di Puglia e Basilicata che riprendono quello che sta accadendo per la Punta Lecce. Abbiamo avuto qui Poli Bortone, Siculella, Ciucce e Salvemini e oggi continuiamo a conoscere un candidato consigliere. Questa volta è un consigliere che corre per la coalizione a guida di, proprio di Alberto Siculella, non un neofita della politica perché alle sue spalle ha delle campagne elettorali. Impegnative di cui parleremo, vi presento e diamo il benvenuto a Fabio Valente, candidato con Alberto Sicurella sindaco. Benvenuto. Grazie, un saluto ai telespettatori. Grazie mille a lei. Io già ho detto qualcosa in più ai nostri telespettatori: non è un neofita della politica, anzi, è un coraggioso. E possiamo dire che è stato uno dei primi, il secondo in realtà, sindaco che ha candidato sindaco che ha corso per portare alla guida del Comune di Lecce il Movimento 5 Stelle. Certo. Da allora eh. ne è passata acqua sotto i ponti, addirittura lei credeva tanto nel Movimento 5 Stelle da proporsi come candidato sindaco ideale, oggi in realtà ha preso la distanza da quel movimento che è nella coalizione di Carlo Salvemini ed ha scelto di appoggiare Alberto Siculella. La prima domanda, due in una, la prima domanda è cosa ricorda di quel movimento che tanto l'appassionò, tanto da decidere di diventare l'emblema per la città di Lecce e quindi provare addirittura la corsa primo cittadino. Beh, eh, diciamo che il, tuttora gli, gli ideali, tutto ciò che rappresenta il movimento sono ancora, sono ancora vivi. Oggi ho fatto una scelta differente, ma eh, mi riconosco in, sotto tanti aspetti ancora in, quel, in quelle logiche della, della mobilità sostenibile, del, dell'ambiente, dei temi ambientali e tutto quanto. Quindi eh, non trovo neanche in questa nuova, nuova esperienza, lontano dal movimento, nulla di diverso di quello che avevo portato nel 2017 come candidato sindaco, assolutamente. Anche nella gestione della città, la trasparenza, la legalità all'interno della città. In una battuta la battuta iniziale lei ha già racchiuso tutto quello che è, il, che è il programma elettorale ma lo andremo a snocciolare e non scapperà però alla mia seconda domanda che è perché ha scelto di lasciare il Movimento Regione Salento e il Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale e di dare il suo sincero appoggio ad Alberto Siculella? La ringrazio per questa domanda perché mi consente di eh, dire che eh, se esiste ancora la coerenza tra le persone, soprattutto in politica, io credo di aver fatto una scelta coerente, che è quella di appoggiare il nostro candidato sindaco Alberto Siculella, eh, già eh, a suo tempo scelto dal, nostro, dal, nostro, dal gruppo del movimento di cui ho fatto parte fino a, a, qualche mese a qualche mese fa, ma che poi per decisioni dei coordinatori locali eh, non si è portata avanti la sua candidatura, decidendo di, parlo per il Movimento 5 Stelle, di andare con il sindaco uscente Carlo Salvemini. È chiaro che avendo io fatto due anni di opposizione, più cinque di Arturo Baglivo, e non, non essendoci mai stata un'apertura da parte dell'attuale sindaco, del sindaco uscente verso il nostro gruppo, è chiaro che coerenza ci ha portato a dire che, avevamo, che fosse necessario eh, mettere una nostra persona, un nostro candidato, portare avanti le istanze del movimento e di due liste civiche eh, che, si stavano, che si erano accodate con, sui temi che avevo esposto prima. Questo non è, non è accaduto per, non per volontà nostra, quindi una parte del, eh, del gruppo storico è uscita dal movimento e um, ha deciso di, eh, di continuare ciò che avevamo intrapreso circa un anno e mezzo fa con il laboratorio Mind Lab, quindi un laboratorio civico, abbiamo continuato a, a, lontano dal movimento, questo ci dispiace ma ne, ne, prendo, ne prendo atto che a, talvolta magari il progetto continua ad essere buono ma chi lo mette a terra magari non, eh, non segue le volontà del gruppo o, o l'idea che ce l'avamo fatti. E una parte del Movimento 5 Stelle, quindi lei, per, visto che qui ne, può, ne parla come testimonianza viva, ha deciso di non seguire Salvemini, nonostante ehm, Siculella sia un candidato spendibile, nel senso che il Movimento 5 Stelle, rimanendo compatto su quello che era stato il candidato identificato dal Movimento stesso, poteva avere forse una marcia in più. Siculella sicuramente è una persona giovane, vitale, certo. eh, ha delle idee innovative, spendibile. E cosa è mancato al movimento? Il coraggio di investire su una persona o, o la paura di, di misurarsi, di mostrare quanto effettivamente esiste <coughs> ancora sul territorio? Lei è, stata nella, è stato nella stanza dei bottoni, quindi cioè. le motivazioni reali le sa. Quali sono state no, le reali? No, sinceramente è una domanda alla quale non ho una risposta, non ho una risposta certa. Eh, io credo che eh, sia stato magari la voglia di comunque andare in coalizione perché sostanzialmente si sta provando ad andare in coalizione un po' dappertutto col, col centro centrosinistra nell'area progressista. Vero pure che eh, il presidente Giuseppe Conte aveva detto dove ci sono le, eh, le opportunità si va in coalizione, altrimenti questo si può evitare, cosa che è successo a Bari ad esempio, non, non molto lontano da noi è successo un tentativo di andare in coalizione, anzi si stava, si, lì si, stava delle, si stavano facendo delle primarie concordate tra movimento e partito democratico cosa che per esempio qui a Lecce non si sono nemmeno fatte quindi andarsi a, ad accodare ex post delle primarie che ha fatto Salvemi che ha indetto lui stesso ha fatto da solo e poi ha, trainato, ha trascinato a sé il movimento ci, sem ci sembra ehm, ci è sembrato non opportuno andare con lui più a, eh, in base a tutte le motivazioni che ho detto prima non ultima anzi principalmente il fatto di aver fatto sette anni di opposizione Guardiamo avanti adesso, perché fino ad ora abbiamo parlato del passato, di quelle che sono state anche decisioni all'interno delle sale dei bottoni. Guardiamo avanti, tanti sono i programmi elettorali che voi avete stilato insieme alle vostre due liste al vostro candidato, tra l'altro al centro del programma c'è il turismo, come ovvio Lecce è una città turistica, se ne parla tanto, ma nuove opportunità di turismo, voi pensate a un turismo diverso da quello che può essere quello tanto millantato, perché le volte si parla di turismo ma poi non si portano delle reali eh, pro, eh, proposte o soluzioni, qual è la vostra idea di turismo per Lecce? Beh, intanto, ma lo ha già detto in più, uh, in, più, in più volte il nostro candidato sindaco, stiamo, quello che stiamo assistendo è il cosiddetto processo di turistif turistificazione del nostro centro storico, cioè questo passaggio di uh, un turismo che magari non appartiene, non mantiene le reali, eh, diciamo, le, proverbiali, le proverbialità della nostra città. Abbiamo un turismo che si sta concentrando molto nel centro storico, si concentra in 2,7 giorni di permanenza media, quindi l'importante abbiamo necessità di allungare la, la, permanenza, la permanenza media dei, eh, degli ospiti in città e questo lo, lo si può fare soltanto attraverso una cabina di regia che possa coordinare servizi e offerte al cittadino. Questo attualmente non è, avvenu non è avvenuto. Ne sia, le mura urbiche costantemente chiuse, abbiamo dei, dei tesori costantemente chiusi che non sfruttiamo. Questo, questo è un peccato perché eh, anzi, una gestione pessima, quella delle mura urbiche, aperte pochi, pochi giorni, lasciate lì abbandonate quando ci sarebbero eh, città che potrebbero avere aver la possibilità di avere le mura urbiche dove entrando all'interno si respira un'area di 300-400 anni, eh, anni fa è veramente una cosa stupenda per chi come me ha avuto la possibilità di visitarle eh, quei pochi giorni che sono state aperte effettivamente ci rendiamo conto che abbiamo degli, degli strumenti eh, dei de, de, de contenitori che non vengono utilizzati lo stesso dicasi l'accoglienza eh, al turista che arriva al foro Boario e non c'è nessuno che dia delle informazioni non ci sono tabelloni, non c'è niente mh, ci sono, scontiamo dei difetti anche di comunicazione a chi arriva sul territorio e non sa dove andare cioè arriva, arriva un turista in, uh, al foro Buario, no, se vuole andare a Gallipoli, non sa so che cosa deve fare, si deve basare sulla ehm, sulla capacità, sull'educazione uh, sull di magari qualche autista SGM che gli indica che come, come può muoversi. Io mi auguro, per esempio, la, la, il collega, lo scollegamento tra la stazione non è ben collegata, la stazione lo stesso col foro Buario. Io mi auguro che il ribaltamento della, sta, della stazione possa garantire. Un nuovo, una nuova sistemazione, soprattutto i pullman perché arriveranno lì alle spalle della stazione, quindi un hub forse più, un po' più importante di questo qua, quantomeno più collegato. È chiaro, è chiaro che eh, tutto questo non può prescindere dal, eh, dal collegare con i comuni litri, mitrofi, pa, limitrofi, nel senso limitrofi, parlo di limitrofi, nel senso della qualità dell'offerta turistica, che possono essere in primis Gallipoli ed Otranto, per i quali eh, c'è necessità comunque di collegare, di, di dare un'offerta complessiva affinché il turista stando in città superi quei 2,7 giorni di media. Che, che attualmente eh, le, le statistiche ci dicono resta in città. Ed è un, un, una cosa che un pochettino è, è avvilente questa, no? una città che ha bisogno di una settimana per essere visitata. No? Poi se ci spostiamo nell'Interland, perché parlo della Grecia-Salentina per non parlare sempre di Gallipoli. o altro, il turista dovrebbe rimanere almeno una settimana fisso qua. Questo non accade, ma per mancanza di una, di una strategia che già all'interno della città manca. Citavano a caso le mura urbiche, proprio quello è l'emblema dell'inutilizzo diciamo, del, dell di alcuni contenitori. Quando lei, se non valente parla, dottor Valente, parla di rilanciare la necessità di programmazione e visione strategica, Cosa, cosa vuole dire? Soprattutto visione strategica in merito a cosa? Beh, la visione strategica, se rimaniamo sempre nell'ambito del turismo, è, come dicevo prima, la, la concertazione tra i vari attori. In primis i trasporti, I trasporti che è la prima cosa da poter garantire, perché non è concepibile che arriva un turista e poi per spostarsi a, a, a Gallipoli il, il, le persone dicono prendi un, un taxi che forse... Ti costa di più, ma sicuramente arrivi prima. Allora la concertazione va fatta tra tutti gli attori, quindi parliamo comune, comuni, eh, comuni costieri, comuni, eh, comuni che sono interessati a, un, a una valorizzazione turistica. Non possiamo pensare di andare da soli. La città di Lecce non può pensare di fare da, da sé, non può pensare di andare da soli, quindi ha un senso con la provincia accordarsi e dare un'offerta un completa. Mi sembra in realtà che manchino anche degli, dei professionisti, o quantomeno non sono stati individuati, perché i professionisti in città ci stanno, ma non sono stati individuati professionisti adatti che possano fare questa concertazione per dare una visione strategica a tutto il comparto turistico. Che Attenzione, perché si dice anche che di turismo si può morire, perché la città non deve essere poi soltanto turismo. La città è un asset importante, quello del turismo in città, ma ciò eh, non deve poi eh, focalizzare tutta la nostra attenzione solo sul settore turistico perché c'è da sviluppare l'artigianato artistico che è molto presente in tutta la provincia e quindi può essere anche quello uno strumento per, eh, diciamo per la crescita della città, così l'agroalimentare, magari Lecce è meno interessata dell'agroalimentare, proprio parliamo della città di Lecce, ma eh, tutte le cantine che stanno intorno, tutti i percorsi enogastronomici che si possono... E che si sta tentando anche di avviare, hanno però bisogno di una strategia complessiva che non può essere solo il Comune di Lecce a portarla avanti, a mio avviso. Quantomeno, deve essere coinvolta in maniera stretta anche la provincia. Quando si è parlato del Lecce in Serie A, voi avete fatto una conferenza stampa e dei comunicati dicendo tutta la città merita la serie A. Ovviamente non vi riferivate soltanto alla squadra, era più no? ah, sì, beh, certo. <ride> uno slogan molto più ampio. Sì, assolutamente. Beh, eh, abbiamo eh, una città che potenzialmente è da Serie A, senza fare uh, autocompiacimento, auto no? è una città che, eh, che merita la Serie A per, eh, per quello che può offrire. Domenica eh, c'è stata una concomitanza di, eh, di eventi in città tra il Rally del Salento che è partito qualche giorno prima, il, i cortili aperti e il... E la, la sfilata delle, delle, delle autobianche storiche, che effettivamente ha attirato veramente tanta gente in città. Poter concertare quest, tutta questa, eh, questa, mh, questa meraviglia che abbiamo in città, perché vedere i turisti col naso in su, a, a, a guardare tutti i balconi, tutte le, tutte le strutture, col aperti, è veramente ci inorgoglisce. Dobbiamo essere sia orgogliosi di quello che abbiamo, ma anche abili a valorizzarlo. È quello che ci sta mancando un pochettino ancora, ancora oggi. Quindi, ecco perché. Parliamo di una, di una strategia che, che va, va vista nel, nel suo insieme, perché poi eh, la gente non si ferma solo a guardare i portoni, entra nelle botteghe, nelle poche botteghe che sono rimaste artigiane e quant'altro, quindi vede l'artigianato. Insomma, abbiamo tanto da offrire e dobbiamo giocarci perché possiamo essere da serie A. Non a caso, eh, siamo la terza, la terza mh, meta turistica in Puglia, dovremmo provare a diventare la prima. Quando fate le analisi politiche eh, voi vi sentite molto diversi da quella che è la politica attuale. Tant'è vero che avete detto che eh, siamo contro le coalizioni, la nostra è la politica del cambiamento, non del trasformismo. Ovviamente la vostra eh, analisi era dettata a quanto accaduto, lo sappiamo tutti, a Bari, ma non solo. Beh, sì, in effetti eh, la. Ciò che è successo a Bari, il trasformismo di, di Emiliano, che, ha, che pur di garantirsi un'ampia maggioranza, tira a sé eh, tutti eh, diciamo, i candidati, consiglieri provenienti da qualsiasi area crea un problema non tanto di legalità, anche se poi siamo sfociati nell'illegalità, ma quanto di, eh, di opportunità. Perché se, mentre io sono un candidato sindaco o un candidato presidente di regione, posso avere un controllo sulle mie liste nel momento in cui apro. Apro a tutti quanti, chiaramente non ho il controllo su, sulle liste delle altre coalizioni, e questo inevitabilmente ha portato uh, ad avere delle situazioni del genere. Lo stesso a Lecce: non abbiamo avuto fortunatamente le stesse, eh, le stesse, gli stessi problemi che abbiamo avuto in Regione Puglia, però definire, almeno nel, nel, nelle, due, nelle due ultime tornate, la coalizione di Salvemini, coalizione proprio di sinistra con le liste di, Delinoci, di Alessandro Dellinoci, che comunque erano delle liste di provenienza di centrodestra un po' uh, stride al no? concetto di centro-sinistra di chi dice diciamo, voi voto il centro-sinistra in realtà poi c'è poco, eh, poco di, di centro-sinistra tant'è che alcuni candidati alcuni consiglieri sono ritornati nella loro casa madre appena Adriana Polibortone è scesa in campo Cosa accadrà il, dopo il 9 giugno? Qual è la sua visione? Reale? <ride> e la sua visione percepita? E la sua invece prospettiva migliore? Bah, noi contiamo di, di ottenere un buon risultato come nostra come piccola coalizione che abbiamo fatto. Siamo a due che percentuale mirate? A quella di portare quanta più gente possibile in consiglio perché la nostra idea è di eh, vigilare su tutto quello che si fa in consiglio così come abbiamo, ho fatto io nel passato, come ha fatto anche eh, il mio successore Arturo Baldivo è quella di vigilare nel consigli del consiglio che eh, si seguono le buone prassi eh, di governo della città che si evitino quanto possibile tutti gli affidamenti a pioggia diretti che sono, sta che sono stati fatti, e ciò che noi ci siamo ripromessi anche nel nostro programma, cioè la rotazione degli affidamenti, perché non è, non è pensabile che spesso le stesse aziende, gli stessi professionisti prendano gli stessi appalti, appalti diversi e quant'altro, appalti, o, diciamo affidamenti... Incarichi. Affidamenti in cariche, affidamenti diretti, questa è la nostra idea. Avrei la, se eh, riuscissi a indovinare avrei la palla di vetro, che no, no, mi posso, posso, posso augurare che di di, eh, si possa fare un bel, eh, un bel risultato. Noi abbiamo un bel candidato, eh, preparato, una persona preparata, poi eh, parla bene sì, e eh, ha diciamo, anche un appeal verso, verso i cittadini che non è da poco questo. Contiamo di fare un buon risultato con Alberto Siculella. Ma nella fantapolitica, politica, voi dovete sicuramente come minimo puntate al 3% per eleggere, il minimo il Siculella stesso e poi sperando che possa anche tirarsi un candidato delle liste. E, facendo fanta politica, un 3% lei, magari un 1% e Ciucci, potrebbe anche palesarsi un, un ballottaggio. Voi vi siete fatti anche l'idea in quella fase? Da. Chi può essere più vicino alle vostre idee tra Poli Bortone e Salvemini? Eh, questa è una bella domanda. In realtà eh, ne abbiamo parlato, eh, ci abbiamo detto che rimanderemo tutto al 10 di giugno, cioè nel senso, vediamo intanto che cosa succede e comunque deciderà il gruppo. Non, eh, non decide Alberto, non decido io, ma sarà il gruppo a decidere se eventualmente a fare apparentamento con uno dei eventuali candidati sindaci che andranno al ballottaggio oppure se eh, fare, eh, ave, ottenere la terza età quindi tenersi fuori dal, dalla discussione ed entrare in, in consiglio come terza forza di opposizione comunque valutazioni aperte ancora Sì assolutamente valutazione aperta al momento sono valutazioni aperte però mh, le, lo, la faremo con, tutto, con tutti i candidati decideremo che cosa, fa, che cosa fare non è al momento diciamo una nostra una priorità, priorità non è una priorità, no. Nella, nel vostro programma elettorale si parla spesso di digitalizzazione in che forma, in che tempi, in che modi? Beh, ehm, riteniamo che la pandemia abbia fortemente spinto verso la digitalizzazione, ci ha fatto fare un salto almeno di 15 anni davanti. Se possiamo trovare qualcosa di buono in quei due anni, che ci. Eh, quegli accadimenti di quei due anni, possiamo dire che eh, ha mh, Diciamo formato le persone all'uso del PC in maniera un po' più spinta. Ecco, quello che notiamo ancora nel comune di Lecce è la mancanza di digitalizzazione di una serie di servizi eh, che eh, potrebbero ancora, eh, visto che la popolazione comunque. 40 milioni di speed in tutta, eh, in tutta Italia diciamo, ha un senso. No? Cioè vuol dire che la gente comunque si è informatizzata, sta utilizzando gli strumenti che il governo ha messo a, dispos mette a disposizione. Quindi dovremmo spingere ancora di più a rendere dei servizi, dei servizi molto più efficienti attraverso la digitalizzazione. Anche agli stessi professionisti che e Vanno presso gli uffici pubblici. Poter dare delle, della possibilità di avere di evitare di andare, piuttosto per non comunque ingolfare il traffico cittadino, tutta una serie di problematiche che si, po che si pongono con gli strumenti di digitalizzazione può avere una, una logica nel far fare quel salto di qualità alla città. Nel passato. La città di Lecce si è anche aperta con gli open data, è stata una delle città che oggettivamente ha avuto una spinta verso l'alto eh, proprio con la faccenda dei dati aperti. Siamo un po' tornati indietro, abbiamo avuto una piccola regressione, contiamo con, anche con il nostro apporto di migliorare, di migliorare sensibilmente questo, questa informatizzazione dell'ente verso i cittadini, per migliorare il rapporto con i cittadini. Lei in città qualche volta usa la bicicletta? Diciamo poco da quando ho comprato la moto, però, <ride> però sì <ride> quindi lei va sulle piste ciclabili no, con la no, no, moto? No no no, 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 sono abbastanza rispettoso e vado, però l'ho mm -hmm. usata nel passato, la, la bicicletta, lo, quando è possibile, l'ho usata. Adesso, da un paio di anni, avendo preso una moto nuova, mi diverto, preferisco girare con la moto anche d'inverno lascio l'auto la, a casa. Eh, se mi chiede delle piste ciclabili eh sì, sì, c è c è la... La... per quanto ci interessa marginalmente ecco, era una domanda per arrivare lì ecco, allora sì allora ecco per esempio l'idea di avere le piste ciclabili è buona soltanto che si è scontrata con un massimalismo cioè a tutti i costi le piste ciclabili non si è fatta un'analisi dove, dove fossero dove fosse necessario e come metterle, io penso per esempio a Viale Grassi che nei pressi della caserma ha ristretto la carreggiata in maniera importante. No? Su una pista dove vedo veramente poca gente passare su quella pista, forse si sarebbe potuto semplicemente allargare un pochettino il marciapiede, fare una ciclabile sul marciapiede e non ridurre tanto la carreggiata, perché purtroppo... La città sconta eh, 100.000 auto al giorno che arrivano e comunque bisogna, se non riusciamo a dare parcheggi di interscambio e quant'altro in qualche maniera dobbiamo rendere il flusso veicolare scorrevole. Non possiamo per una pista ciclabile bloccare eh, il flusso veicolare normale, poi se aggiungiamo mezzi di soccorso, ambulanze piuttosto che vigili del fuoco il problema si pone e diventa serio. Eh, perché c'è gente che rischia la vita in questa cosa. Allora, ecco lì secondo me si è scontato un massimalismo. Sì, vanno bene, però forse andavano, andavano ragionati in maniera diversa. Siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione, mancano tre minuti. La domanda che piace tanto ai nostri telespettatori è quella della mela avvelenata. Lei mi auguro che lei ci abbia seguito qualche volta, se non ci ha seguito, la prenderemo di sorpresa e quindi sono le risposte migliori. Noi abbiamo qui la mela di Echiare lettere e qui vede non solo per decorare, <ride> ma perché per noi ha un significato. Io gliela consegno. Questa è la mela avvelenata della politica. Quindi funziona un po' come la mela di Biancaneve, è in realtà avvelenata, però poi arriverà qualcuno che sveglierà questo malcapitato che lei addormenterà da questo sonno che quindi per fortuna, ahimè, non è eterno. Quindi lei a chi consegna questa mela della politica avvelenata e chi arriverà poi a salvare, a risvegliare colui che lei ha avvelenato? È un po' la allora, Freud questa domanda. <ride> allora, eh, la, 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 la mela la consegno per il discorso fatto in apertura di trasmissione ai trasformisti. E spero che nessuno li vada a svegliare. L'emblema del trasformismo? Un Beh, nome? Ma Michele, cioè, a tutti mio, è Michele Beh, ah, Michele, Michele Emiliano, Milano, assolutamente, sì, assolutamente sì, Michele Emiliano è l'emblema del trasformismo in Puglia, c'è cioè, più di quello. E spero che nessuno lo vada a svegliare, che si ritorni alla coerenza politica, perché noi professiamo quella la coerenza politica. Io mi trovo, mi trovo nel, con Alberto Siculella proprio per aver professato la coerenza sia come persona che anche politicamente. Quindi lo lascio dormire? Sì, sì, assolutamente. Non, no, non, non, non lo facciamo svegliare. Nessuno che può svegliare. Nella, nella sua eccezione più larga, il trasformismo in generale. Dottor Valente, se Emiliano, nella sua fase di trasformismo, l'avesse chiamata offrendo a lei un assessorato, lei avrebbe detto: No, non vengo, oppure vengo a sentire quello che vuoi oppure vado. no, non sarei non, non sarei andato, non ho eh, non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento dei nostri quattro consiglieri eh, del Movimento 5 Stelle che senza passare da una consultazione popolare regionale sono sono approdati alla corte di Michele Emiliano li rispetto sono degli amici tutti e quattro però non, non mi è piaciuto non mi è piaciuto il comportamento cioè io credo che debba valere la logica della coerenza deve valere sia come persona che anche nella Politica perché altrimenti non, non usciamo più dalla, ma, dalla mala politica. Se invece le persone iniziano a diventare coerenti, ad, ad avere degli atteggiamenti coerenti verso, verso tutte le, diciamo, le situazioni della vita, riusciremo anche a migliorare questa nostra società. Un elettore del Movimento 5 Stelle, perché dovrebbe votare voi e non votare il Movimento 5 Stelle? Ma quella è una sua scelta, un eh, suo consiglio. Un suo consiglio, Beh, perché noi rapp rappresentiamo ancora quelli, quei valori che magari non abbiamo, non abbiamo il logo addosso, ma contiamo di avere quei valori del Movimento 5 Stelle che, che ci portiamo dietro. Io da, sono dal 2011 all'interno del Movimento, rivendico con forza la mia, la mia appartenenza. Per un momento le strade si sono allontanate. E grazie mille al candidato Fabio Valente, corre nella coalizione del candidato sindaco Alberto Siculella. Grazie mille. Grazie a lei per l'invito. E voi telespettatori diamo appuntamento come ogni settimana, martedì, mercoledì e giovedì, con Sua, sua Antenna Sud, con Achiare Lettere, per portare nelle vostre case, in questi giorni, fino ovviamente alle elezioni, il dibattito politico e farvi conoscere anche che sono le quelle che sono le caratteristiche dei candidati e delle elezioni al Parlamento europeo e nelle amministrative nel Salento. Appuntamento a questo punto, a domani.